Buongiorno ragazzi, riprendiamo oggi con questa serie di video appunto le lezioni che avevamo interrotto in classe prima della pausa e a causa della prolungata chiusura delle scuole e della quindi conseguente sospensione delle attività didattiche, da ora in poi fino a quando la scuola riaprirà regolarmente, mi affiderò tra gli altri mezzi anche a questa serie di video lezioni che andranno a sostituire, come già detto altrove, le lezioni in presenza. Quindi, seguendo questi video, voi avrete la possibilità di aggiornare i vostri appunti, e vi invito a farlo, dal punto in cui eravamo rimasti. Avevamo parlato come ultimo argomento delle riforme di Diocleziano, l'imperatore appunto che regnò dal 284 fino al 305 d.C., uno degli imperatori illirici che, come qualcuno ricorderà, contribuì a garantire una certa stabilità all'impero dopo il periodo dell'anarchia militare che andava dal 238 al 284. Nella prima parte avevamo visto la riforma di Diocleziano, quella legata all'esercito, la riforma militare, e successivamente la riforma amministrativa e territoriale, no? La cosiddetta tetrarchia. In più avevamo fatto una premessa sul rafforzamento che Diocleziano fece del potere dell'imperatore, proclamandosi appunto Dominus et Deus e facendosi attribuire l'appellativo di Iovius. Oggi invece, nella lezione conclusiva che riassume la seconda parte delle riforme di Diocleziano, parliamo della riforma economica, o per meglio dire delle riforme economiche, perché ce ne fu più di una. E infine della politica di Diocleziano nei confronti del cristianesimo. Incominciamo appunto quindi con il punto numero 3, la riforma economica e fiscale. Incominciamo dicendo che lo Stato romano, anche in seguito alla riforma dell'esercito, aveva bisogno di notevoli risorse finanziarie, perché erano aumentati i soldati, i funzionari pubblici che lavoravano nella corte di Diocleziano, aveva tra l'altro anche aumentato il numero di funzionari pubblici, e ricordiamo che l'esercito si componeva di ben 600.000 uomini non produttivi dal punto di vista economico, che andavano mantenuti. Diocleziano quindi mise mano alla riforma economica anche per raccogliere ulteriori tasse. È vero che dopo la Costituzione antoniniana del 212, no? Con l'imperatore Caracalla, le entrate erano molto aumentate, aumentando il numero di cittadini tassabili. Però al tempo stesso con Diocleziano aumentano i motivi di spesa, soprattutto per quanto riguarda l'esercito. Da qui la necessità di aumentare anche i tributi e soprattutto, punto molto importante, di avere entrate economiche regolari e fisse anno per anno. Perché fino a quel momento lo Stato, l'erario, diciamo, l'erario pubblico, non aveva avuto una cifra fissa di entrate in ogni anno. C'erano delle annate in cui l'erario riusciva a raccogliere di più in termini di denari della tassazione e anni in cui invece la tassazione era minore. Inoltre, lo stato delle casse statali dipendeva molto anche dal tipo di politica economica assunta dai vari imperatori. C'erano imperatori che riuscirono, come sappiamo, a
riempire le casse dello Stato a sufficienza, pensiamo a Vespasiano, giudicato avaro, come sappiamo dalla storiografia e dalla popolazione del tempo, ma come abbiamo detto, si trattò più di una necessità storica che di un tratto suo caratteriale. Oppure pensiamo anche a Claudio, che riuscì in qualche modo a risanare le casse statali dopo Caligola. Ecco, appunto, con altri imperatori, Caligola, Nerone, Commodo, lo Stato si trovò in seria difficoltà dal punto di vista della disposizione di denaro. Quindi c'erano annate in cui si riusciva a risparmiare e a raccogliere tasse e altre annate in cui invece questo era molto difficile. Avere a disposizione delle entrate che fossero fisse, stabilite, anno per anno, e la cui quota non diminuisse con l'andare del tempo, Diocleziano introdusse una prima riforma economica, che al pari della riforma sulla tetrarchia è l'altra grande riforma per cui Diocleziano viene ricordato dai posteri. Innanzitutto, Diocleziano incominciò con un censimento, quindi fece fare un censimento di tutta la popolazione dell'impero, così come aveva fatto prima di lui, per esempio, Augusto, ma anche altri imperatori. Fece censire tutta la popolazione dell'impero, sia quella delle campagne. Successivamente, dopo il censimento, fece calcolare l'estensione dei campi coltivabili, l'estensione dei quartieri delle città e fece redigere un catasto. Il catasto, che esiste ancora oggi, no, come struttura, è una lista in cui per ogni territorio ci viene detto l'estensione, la superficie. Allora veniva calcolata in ettari, il numero di persone che ci vivono e il numero di persone che ci lavorano. Insomma, il catasto è una sorta di inventario, dei cosiddetti beni immobili. Quindi nel catasto sono comprese, oltre all'indicazione della superficie, oltre al numero di persone che ci vivono e lavorano, anche il numero, ad esempio, di case, di fattorie, di animali, eccetera. Quindi, una volta fatto il censimento e una volta istituito il catasto, venne calcolata la tassazione per ogni campo o per ogni quartiere cittadino. Questa tassazione dipendeva da due fattori. Un primo fattore era il calcolo della superficie del campo oppure del quartiere. Quindi, più grande era il campo coltivabile, più grande era l'estensione del campo coltivabile e maggiore era anche la tassa da pagare. Una seconda misura di tassazione era legata alle persone. Infatti, ad ogni campo o ad ogni quartiere cittadino venne associato un numero di contadini o di abitanti e più era alto questo numero di persone e più era alta la tassa. E dal calcolo combinato della tassa sulla superficie e dalla tassa sul numero di popolazione che abitava nel campo o ci lavorava, derivava la tassa complessiva. È evidente che per avere una tassa uniforme, regolare, che non cambiasse di anno in anno, come era nell'interesse di Diocleziano, il numero delle persone che vivevano e lavoravano in un campo o che abitavano in un quartiere di città, non doveva assolutamente diminuire nel tempo. Quindi doveva rimanere o uguale oppure aumentare, proprio perché in caso contrario, diminuendo
il numero di abitanti di quel campo e di lavoratori, la tassa sarebbe stata inferiore negli anni successivi. Allora, la tassa, come vediamo, veniva l'imposta da pagare all'erario, veniva calcolata quindi sulla base di queste due distinte tassazioni, no? Una sulla superficie, sull'estensione della superficie coltivabile, e una invece sul numero di persone. Dunque, quando entrò in vigore questa riforma economica, molti contadini vietarono, perché le tasse erano troppo alte e fisse oltretutto, tentarono di o di cambiare mestiere, quindi lasciare i loro campi e magari trasferirsi in città in cerca di una nuova occupazione, oppure allontanarono delle persone, dei lavoratori dalla loro tenuta, dal loro campo, per diminuire la tassa sulle persone e quindi l'ammontare della tassa complessiva. Questo creava dei problemi all'erario, perché, come vi ho detto prima, minore era il numero delle persone che vivevano o lavoravano e minore era quindi anche l'ammontare della tassa complessivamente. Quindi, un'altra misura, sempre nell'ambito della prima riforma economica di Diocleziano, fu quella di proibire con un editto imperiale alla popolazione, ad esempio, che viveva o lavorava in un campo, di emigrare, di allontanarsi. E la stessa misura venne presa per gli abitanti dei quartieri cittadini. Aggiungete che nei quartieri cittadini Diocleziano aveva appunto stabilito che la tassazione fosse collettiva, quindi ogni città dell'impero venne divisa in quartieri. E gli abitanti di ogni quartiere, collettivamente, quindi tutti insieme, erano responsabili della tassazione. È in pratica lo stesso meccanismo dei campi adattato ai quartieri cittadini. Quindi minore il numero di contadini nei campi che lavorano o vivono, e minore il numero di abitanti del quartiere, minore è l'ammontare della tassa, quindi lo Stato ne perdeva. Ecco perché Diocleziano proibì di lasciare la terra ai contadini e di lasciare il quartiere agli abitanti. Una parte dell'esercito imperiale, una parte del comitatus, alcuni soldati, imperiali, vennero utilizzati proprio in questo, nel controllare, armi in pugno, i confini dei campi e i confini delle città per evitare che la gente lasciasse il campo o lasciasse la città. Questo perché era molto importante, appunto, che il numero delle persone che erano state censite all'inizio col censimento rimanesse uguale. In caso poi di morte di un contribuente, ad esempio un contadino che moriva, doveva subentrare al suo posto un'altra persona con uguali doveri nei confronti del fisco. Di solito si trattava del figlio. Ne consegue un'altra importante conseguenza, il fatto che con questa misura economica di Diocleziano si diede inizio alla cosiddetta ereditarietà dei mestieri, che poi avrà lunga fortuna, lungo successo anche durante l'epoca medievale, no? Quindi il figlio del soldato veniva costretto in pratica a fare lo stesso mestiere del padre. Il figlio del contadino doveva necessariamente lavorare come contadino e così via. La società che ne risultò, che risultò da questa riforma, fu molto rigida, quindi non era prevista nessuna mobilità possibile dal punto di vista sociale. Quindi vediamo adesso, concludendo sulla prima riforma economica, un punto positivo e uno negativo. L'elemento positivo fu senz'altro il fatto che Diocleziano riuscì indiscutibilmente a raccogliere più denaro in tasse.
in imposte. Il punto negativo, invece, come vi ho detto, è che si crea una società estremamente rigida, dove non è permessa nessuna mobilità dal punto di vista sociale, nessuna progressione possibile nei mestieri. Questo causò un diffuso malcontento tra la popolazione e inizia qui, peraltro, come vi accennavo in classe, quel procedimento che porterà alla figura del servo della gleba, perché i coloni che facevano parte di un campo vennero obbligati dall'editto imperiale di Diocleziano a non lasciare quel campo. Quindi non solo dovevano praticare per tutta la vita lo stesso mestiere e lasciarlo anche in eredità ai figli, ma addirittura non potevano lasciare il campo se non per brevissimi periodi e in caso di necessità, accompagnati spesso da delle guardie imperiali. In una società simile, come vi ho detto, aumentò il malcontento e questo era dovuto anche al fatto che pochi erano i ceti privilegiati. Categorie privilegiate, noi possiamo citarne tre. Innanzitutto i grandi proprietari terrieri, quindi i latifondisti, che videro aumentato il loro potere, sebbene la tassazione per loro fosse più alta. Poi i funzionari della corte imperiale, che lavoravano nel palazzo di Diocleziano e degli altri tre tetrarchi, e infine i comandanti militari. Queste tre categorie erano la minoranza di privilegiati in una società che per larghissima parte si andava impoverendo ed era costituita da piccoli proprietari terrieri, contadini, coloni, coloni che assomigliavano molto però già a dei servi della gleba. Inoltre, un altro provvedimento economico, siamo sempre nel terzo punto, no? Nelle riforme economiche, fu la cosiddetta tassa militare. Infatti, i sudditi, oltre a pagare i tributi dovuti allo Stato, all'erario, vennero costretti da Diocleziano a rifornire di viveri gli eserciti. Il che significa che una parte del loro raccolto, di solito in grano, doveva essere destinato al mantenimento degli eserciti lungo i confini, i cosiddetti limitanei, no? Ricordate le truppe limitanee, che era uno dei due settori in cui Diocleziano aveva diviso l'esercito. Erano questi contributi in natura, quindi, no? Si trattava di una parte del raccolto solitamente, che però uniti alla tassazione, ai soldi, impoverirono ulteriormente la popolazione e quindi contribuirono anche, no? A deprimere l'economia in un contesto economico già di per sé critico. Quindi una conseguenza negativa di questo fu il fatto che l'inflazione, quindi l'aumento dei prezzi continuò a crescere e per questo motivo, a un certo punto fu necessario un altro provvedimento molto famoso, molto celebre di Diocleziano che si chiama Editto dei Prezzi. L'Editto dei Prezzi risale all'anno 301. Nel 301 Diocleziano emanò questo editto. L'editto prevedeva tutta una serie di merci di largo uso e per ognuna di queste merci veniva stabilito un prezzo massimo, stabilito da lui, dallo Stato, dall'imperatore. Nessun commerciante poteva vendere quella merce a un prezzo superiore. Ad esempio, il prezzo di una sella da asino, da giumento, poteva costare X, una certa cifra, e non poteva costare di più.
Allora, l'editto dei prezzi determinò una serie di merci a prezzo bloccato, potremmo dire, con lo scopo di aiutare il popolo. Ebbe però un'altra conseguenza, che forzando l'economia, con dei prezzi assolutamente irrealistici e bloccati dalla politica, dal potere, dall'alto quindi, fece sì che, come spesso accade in queste situazioni, le merci bloccate scomparissero dal mercato ufficiale. Quindi quelle col prezzo bloccato dall'editto dei prezzi scomparvero dal mercato ufficiale per andare ad alimentare un mercato di contrabbando, un mercato in nero, quindi, dove i prezzi erano ancora più alti, di quanto sarebbero stati nel mercato libero. Quindi l'editto dei prezzi peggiorò la situazione perché non riuscì a mantenere bassi i prezzi di queste merci di largo consumo, come vi avevo detto, ma contribuì invece allo sviluppo di un mercato nero, un mercato di contrabbando, in cui queste merci ufficialmente proibite dal potere erano però vendute a prezzi molto più elevati. Per questo sostanziale fallimento, l'editto dei prezzi venne poi abolito qualche tempo dopo. Ben presto, pochi mesi dopo, venne subito abolito. E poi dobbiamo ancora ricordare un'altra misura economica di Diocleziano, che è l'introduzione di una nuova moneta, tutta in argento, quindi più preziosa, che avrebbe dovuto, nelle intenzioni dell'imperatore, risollevare i commerci e l'economia. Purtroppo, però, in momenti di crisi, nemmeno questa misura ebbe successo perché la moneta di argento così preziosa, notiamo che da decenni ormai nell'impero non si coniavano più monete d'argento, no? Settimio Severo, se lo ricordate, ha dimezzato la quantità dell'argento presente nelle monete. Ebbene, questa moneta d'argento venne ben presto tesaurizzata. Cosa significa? Significa che le famiglie o i commercianti preferivano non spendere monete così preziose. Quindi non venivano investite utilmente nell'economia, venivano invece tenute in privato a casa, venivano tenute per sé, non venivano reimpiegate nel mercato. Quindi anche questa, al pari dell'editto dei prezzi, purtroppo fu una misura fallimentare. Dopo poco tempo la nuova moneta in argento di Diocleziano dovette essere ritirata, proprio perché quasi tutti la tesaurizzavano. Bene, questi due provvedimenti, quindi, l'editto dei prezzi e la tesaurizzazione e la monetazione in argento, non ebbero un esito positivo, perché oltretutto le cause dell'impoverimento della società erano ben altre, no? E note da tempo. Ripassiamole qui. Allora, una prima causa dell'impoverimento della società era, come sappiamo, la struttura dello Stato, non molto snella dal punto di vista amministrativo, anzi, abbastanza parassitaria, potremmo dire, con molte persone che dovevano essere mantenute, persone non produttive economicamente, quindi militari, funzionari, eccetera. Poi un'altra causa di impoverimento consiste nel latifondo, che, come vi ho detto già in classe, impoverisce la terra e peggiora, no? Lo stato di coltivazione dei campi. E inoltre dobbiamo considerare lo spopolamento, specialmente delle campagne, ma anche poi progressivamente delle città, e un ruolo sicuramente non indifferente ebbe la devastazione dei campi prodotta da guerre, pestilenze, carestie, che progressivamente avevano colpito l'impero. Quindi dal punto di vista economico, purtroppo, il nostro giudizio sulle misure di Diocleziano non può che essere un giudizio negativo.
sia per quanto riguarda la tassazione con il complesso sistema, no, che ho descritto prima, sia per quanto riguarda l'editto dei prezzi, sia per quanto infine concerne la monetazione in argento. In nessun caso Diocleziano riuscì a ottenere stabili e duraturi risultati. Concludiamo la parte su Diocleziano parlando adesso del suo atteggiamento nei confronti del cristianesimo. Come vi avevo detto già nell'introduzione, Diocleziano mirava a rafforzare il potere dell'imperatore. Questa fu la matrice, fu il principio che guidava tutte le sue scelte politiche e quindi anche quelle religiose. In questo senso lui tentò di rafforzare, come vi avevo già accennato, i culti tradizionali, il paganesimo tradizionale, di reprimere tutti i culti che erano estranei, esempio i culti orientali e anche il cristianesimo, che notiamo bene era già stato perseguitato molte volte, già con Nerone tra il 64 e il 67 dopo l'incendio di Roma, di nuovo con Domiziano nella dinastia dei Flavi. Però queste prime due persecuzioni, come vi avevo già detto, non erano persecuzioni di tipo religioso, venivano perseguitati per altri motivi. Per Nerone, nel caso dell'incendio di Roma, egli aveva bisogno di un capro espiatorio a cui addossare la colpa. Domiziano assimilò i cristiani agli ebrei, no? Ai retori greci e a tutte queste figure non inquadrate nella società romana. E le prime persecuzioni organizzate, come vi avevo detto parlando del cristianesimo, noi le incontriamo verso la metà del III secolo con Decio e Valeriano. La persecuzione di Diocleziano, invece, fu sicuramente la più severa di tutte le persecuzioni. Infatti viene chiamata la Grande Persecuzione. Avvenne tra gli anni 303-304 e fu l'ultima grande persecuzione a cui il cristianesimo venne sottoposto. Questo perché appunto Diocleziano mirava a controllare ogni aspetto della vita statale, quindi anche l'aspetto religioso non faceva eccezione in questo senso. Oltretutto, il cristianesimo era ormai ampiamente diffuso nella società romana, aveva iniziato a diffondersi presso i ceti più umili, per i motivi che abbiamo visto in classe, però ben presto si era esteso e aveva raggiunto anche ceti medio-alti, come per esempio come dire, la cerchia dei funzionari imperiali, l'esercito. Quindi Diocleziano fu costretto a intervenire. Negli anni 303-304 l'imperatore emanò una serie di editti. Questi editti prevedevano innanzitutto la distruzione di tutte le chiese, quindi dei luoghi sacri, la proibizione di celebrare riti religiosi cristiani, la reclusione, quindi il carcere per i sacerdoti, per il clero, e inoltre i cristiani vennero esclusi da tutte le cariche pubbliche. Inoltre, Diocleziano ordinò che tutti i libri sacri del cristianesimo venissero bruciati pubblicamente. Ai cittadini cristiani più nobili, alcuni appunto anche facenti parte della cerchia dell'imperatore, questi cittadini non vennero perseguitati nel senso vero della parola, ma vennero loro tolti alcuni diritti, ad esempio il diritto di non essere torturati in caso di processo. Ricordate che un cittadino romano aveva il diritto di non essere torturato durante un processo, come avevamo citato, no, nell'esempio di San Paolo, che venne processato ma non fustigato proprio perché era cittadino romano. Diocleziano revocò questo privilegio di legge ai più nobili tra i cristiani.
A questi provvedimenti, verso il 304, seguì un'ondata di arresti, di condanne a morte, quindi molti furono i cristiani che caddero durante la grande persecuzione di Diocleziano, ma tutto questo non riuscì comunque a impedire la diffusione del cristianesimo. Fu l'ennesimo tentativo fallito di fermare il cristianesimo con la forza. Infatti ricordiamo che appena pochi anni dopo, nel 313, con l'editto di Milano, l'imperatore Costantino, insieme a Licinio, emanò l'editto che concedeva libertà di culto ai cristiani su tutto il territorio dell'impero. Poi nel 380, altra data importante, con l'imperatore Teodosio, il cristianesimo divenne religione di Stato. E da lì in poi, dal 380 in poi, furono semmai i pagani ad essere perseguitati. Perché nel 391, 11 anni dopo, Teodosio ordinò la chiusura e la distruzione di tutti i templi pagani. Allora, concludendo sulla persecuzione di Diocleziano, la persecuzione fallì anche perché riuscì a, come dire, a incontrare una forte resistenza da parte dei cristiani. Sappiamo che i cristiani non temevano per nulla il martirio, anzi, diventare martiri per loro era una prova di forza sull'esempio di Cristo che appunto accettò la morte pur innocente. Quindi molti cristiani accettarono la prova e ci furono anche degli obiettori, per così dire, delle persone che ebbero il coraggio di contestare direttamente l'imperatore. Un aneddoto del tempo racconta che un cristiano ordinò, osò perfino strappare l'editto che Diocleziano aveva fatto appendere sulla porta del palazzo imperiale. Questo gesto grave compiuto davanti a molte persone gli costò la vita perché poi questo coraggioso obiettore venne condannato a morte, venne mandato al rogo per lesa maestà. Ecco. Chiudiamo su Diocleziano ricordando ancora una cosa. Nel 305, quindi l'anno dopo la chiusura della grande persecuzione, nel 305 Diocleziano decise di rinunciare al trono, di abdicare, e costrinse l'Augusto d'Occidente, Massimiano, a fare altrettanto. Entrambi gli Augusti si ritirano. E anche questo è un punto importante da sottolineare perché Diocleziano fu il primo e l'unico imperatore nella storia romana a rinunciare al trono. Quindi, nel caso di tutti gli altri, la fine del regno coincideva con la morte del sovrano, spesso una morte violenta, no? Come abbiamo visto nei secoli precedenti. Lui invece, Diocleziano, si ritirò volontariamente a vita privata. Nel 305 Diocleziano si ritirò a Spalato, nel suo palazzo privato, e qui visse, ormai malato in verità, per altri 8 anni. Diocleziano infatti muore a Spalato nel 313, all'età di circa 70 anni, poco meno, era nato nel 244. Allora, 313, anno della morte di Diocleziano. Come vi ho detto, la tetrarchia, entra in crisi fin da subito, fin dal 305. Oltretutto, pare che Diocleziano, abbia abdicato per almeno due motivi. Il primo legato alle sue condizioni di salute, come vi ho detto, era già abbastanza anziano quando abdica e malato. Ma c'era anche un motivo politico, per così dire. Diocleziano voleva vedere di persona se il sistema da lui ideato in una delle sue riforme più importanti, quella della tetrarchia, avrebbe retto alla prova dei fatti oppure no. Ecco, e dobbiamo rispondere purtroppo no, perché in appena 2 anni il sistema della tetrarchia entrò in crisi.
con una serie di imperatori che tra il 305 e il 306 reclamarono il trono, tra questi Costantino, il figlio illegittimo di Costanzo Cloro, che era stato Cesare d'Occidente, no? Nella provincia delle Gallie, nella prefettura delle Gallie. Con questo concludiamo la lezione su Diocleziano e ci aggiorniamo ad una prossima lezione con l'imperatore Costantino. Arrivederci.